Qui a Trieste Espresso non poteva mancare la presenza di Caffè Mauro, importante realtà e riferimento, emblema del Made in Italy per la qualità del suo caffè. Il direttore generale Michele Rizzo ci dedica il suo tempo per spiegarci il perché Caffè Mauro ha riconfermato la sua presenza. Buongiorno a tutti intanto e grazie di questa possibilità. Siamo venuti qui a Trieste, come veniamo oramai da un po' di anni. È una fiera molto importante per tutto il comparto del caffè, per tutta la filiera completa, anche per noi ovviamente, per le torrefazioni e per Caffè Mauro. Caffè Mauro è un'azienda che storicamente, come tutti sapete, dal 49 opera in Italia con un prodotto di alta qualità e ha deciso ovviamente da circa 4-5 anni di rivolgersi ai mercati esteri. In questa avventura al momento sembra stiamo riuscendo abbastanza bene, abbiamo toccato quest'anno 60 paesi serviti con un fatturato che ha superato il 50% all'estero, quindi si è bilanciato oggi il mercato estero come il mercato italiano, 50-50. Cosa presentate qui in fiera ai vostri clienti, con quali prodotti offerte? Guardi, la nostra offerta è un'offerta abbastanza completa da un po' da sempre, in particolare nell'ultimo anno, che non è una novità per Trieste, ma l'abbiamo già presentata al Cibus, poi al Venditalia, alle fiere diciamo che abbiamo avuto al Gulf, a Dubai, a Londra, ad Anuga in Germania, a New York, abbiamo presentato tutta la linea completa dei monoporzionati. Oggi Caffè Mauro si presenta oltre con una linea completa di caffè macinati per la grande distribuzione, di caffè in grani per l'Oreca, di tutti, diciamo, per tutte le esigenze e tutti i palati, anche con un monoporzionato che va dalla cialda ese tradizionale alle capsule FAP che facciamo da sempre, ma anche con le ultime compatibili delle varie linee, Nespresso compatibile, Dolce Gusto compatibile, Modo Mio compatibile ed altro. Previsioni per il futuro, che cosa vi aspettate dopo questa manifestazione? Ma noi non siamo forti o addirittura siamo poco presenti in tutti i paesi balcani, paesi dell'est Europa. Questa è la possibilità di accedervi. Abbiamo avuto una prima giornata ieri fantastica perché abbiamo riscontrato un numero di visite proveniente da tutti questi paesi dove non si è presente, quindi ci aspettiamo di raccogliere qualcosa di positivo ovviamente. La fiera sembra andar bene, affluenza ce n'è tanta, vedremo.